Maestro Damiani, si respira forme vuoto, ma si respira grande delusione per la sconfitta di Clemente Russo. Ma sicuramente, adesso io grande delusione non direi, abbiamo tre uomini nei quarti, Valentino, Picardi, Camarelle, abbiamo perso un pezzo da 90, questo sono anch'io un po' amareggiato, però d'altronde io vado ad analizzare un po' con chi ha perso, il cammino che ha fatto. Secondo me Clemente forse non è al 100% della sua condizione, ma comunque ha fatto un bel campionato del mondo lo stesso, anche se è andato fuori gli ottavi, perché ripeto, chi vinceva stasera molto probabilmente diventerà campione del mondo e vedrai che il Russo sicuramente arriverà molto in là. No, ma io guarda, il sorteggio l'ho tirato in ballo perché devo anche analizzare queste cose qui, cioè nel senso che noi non dobbiamo avere paura del sorteggio, però guardando il cammino di altre persone, di altri pugili, può capitare un turno, due turni facili, abbordabili. Clemente ha preso un turno più duro dell'altro, uno medio, uno duro, uno durissimo. Quindi questo è diciamo, analizzare un po' il suo cammino. Io sono deluso, perché per il ragazzo molto probabilmente, non sono deluso del comportamento della squadra, ma del ragazzo. Però sono sicuro che Clemente da questa sconfitta ne traerà dei vantaggi e guarderà al futuro con più serenità e sa che sul ring bisogna andare senza regalare una ripresa. Vincenzo, lui deve fare molto di più. Adesso stasera ha fatto il suo compitino, domani farà l'altro compitino e poi in semifinale avrà il Russo Aloyan, che è un bel pugile, però Vincenzo può veramente regalarci la soddisfazione di arrivare in finale. Camarelli e Valentino non ne sappiamo, io sono contento, guarda, devo tirare una somma adesso, sono contento anche con Russo fuori, non è che mi dispiace, però l'andamento della squadra è ancora tosto, sono qui, siamo in tre, andiamo avanti.